presidentessa del Comitato Italiano Paralimpico della Regione Sicilia, Roberta Cascio. Consigliere nazionale dell'ASI, Rosario Adalà. Poi abbiamo il presidente della propria commissione, Gianpiero Trizzino, che è il deputato Giorgio Giorgio della commissione bilancio. Impegnato tutti noi a portare dei come proposte di legge
quanto riguarda la partecipazione, che sono il referendum propositivo, quindi obbligare la regione che per tutte quelle opere che superano a 700 milioni di euro è obbligatorio fare un referendum, quindi fare partecipare la collettività e dire sì, quell'opera è giusta, quell'opera fa quella spesa, non collegata all'opera è giusta o sbagliata. Ieri abbiamo impiegato circa 4 ore, però più di 200 persone sono alla fine, hanno trovato una sintesi tutti assieme e hanno presentato un emendamento che ci trova impegnati. Comunque, ad esempio, lì il feedback, cioè una piattaforma telematica di partecipazione attiva e democratica. Stiamo sperimentando il Parlamento elettronico, cioè andare a trovare quelle forme condivise che sono separate, dovrebbero essere così separate dalla politica, per il bene collettivo. Quindi a Capanno, vi faccio un altro esempio, fanno la bilancio finanziario partecipato, fanno l'urbanistica partecipata, che è molto, come ha detto Gian Giampiero, complesso, non solo a livello normativo, ma andare a capire quale lottizzazione del proprio territorio applicare o meno non è semplice, perché noi spesso parliamo di partecipazione, di democrazia, però spesso guardiamo troppo al nostro e non vediamo, diciamo, al bene comune. Nello sport in particolar modo, questo stiamo cercando, Gian Piero si sta facendo promotore insieme, diciamo, a tutti, non solo le persone a tavola e a voi, perché è un settore che è stato poi particolarmente bersagliato, sacrificato quest'anno, perché a livello regionale non abbiamo stanziato neanche un euro, perché ci sono lavori delle priorità. Quindi io mi auguro, diciamo, che da questo tavolo condiviso nascano delle proposte e ci impegno in prima persona a portarle all'interno del Parlamento e farle diventare legge. Qua, perché ritengo che l'approccio apartitico di cui i colleghi del Movimento 5 Stelle sono, diciamo, promotori sia fondamentale per determinati temi che non hanno niente a che fare con il partito, ma sono dei cittadini. Uno di questi è lo sport, e un altro è ad esempio l'economia, che, diciamo, abbraccia diverse forme. Io ad esempio faccio parte di un comitato promotore, così che abbiamo l'euro, non è la sede, ma avremo modo, se Pietro organizzerà un convegno su questo argomento, di spiegare un pochettino alcune diciamo, delle strutture di questo sistema, perché essere anti euro non significa essere anti Europa. L'Europa è un concetto bellissimo, fondamentale, ma l'euro è un'altra cosa. L'idea è quella di fare in ogni circoscrizione un piccolo palazzetto dello sport, tanto per capire.
cominciate già a priori, veniamo ancorati con i maturi come non mai. Quello che noi stiamo facendo, sto trattando di fare, è un qualcosa che parte da una radice apartitica. Cosa significa? Che tutti i cittadini, tutti quelli che vogliono, nel concetto che la democrazia è partecipazione, possono portare avanti delle proprie idee senza nessun vincolo personale. Ognuno la mette il risultato. Poi è chiaro che è dopo, in corso d'opera, che si fa la sintesi, che si cerca di mettere assieme, diciamo, quelle sfaccettature di queste idee che chiaramente hanno un senso legato soprattutto al bene comune. Quindi è un lavoro molto entusiasmante che tra l'altro personalmente già io ho fatto, ho condiviso in occasione del disegno di legge dello sport che stiamo portando appunto avanti assieme, senza chiederci tu a chi appartieni, tu chi sei, di qua, da dove vieni, eccetera. Ho partecipato anche ad altri tavoli tecnici, sull'urbanistica, riqualificazione energetica degli edifici, turismo, eccetera. Quindi posso dire che è un'esperienza davvero entusiasmante dal punto di vista democratico. Come ho già fatto io da un anno a questa parte, cioè io ho avuto l'opportunità di approcciarmi con il presidente Tizzino, io ho esposto una serie di problematiche e lui mi ha detto vieni, portale dentro la regione, in maniera molto semplice. Cioè, quindi cioè, che cosa possiamo fare? Proprio questo tavolo tecnico che si avvia oggi e proseguirà, io spero, non oltre maggio 2014 con una legge regionale quando sui giorni ben definita, come deve concretizzarsi giustamente con questa domanda? Semplicemente sul fatto di creare quei canali tra cittadini, qualche intermediario, in questo caso io mi sono proposto e quindi sono ben lieto di farlo, e poi subito con le istituzioni. Quindi in sostanza facciamo rete, abbiamo pure aperto un gruppo su Facebook di cui alcuni rappresentanti già fanno parte, avrò il piacere diciamo di aggiungerti, e quindi all'interno di questo canale e di altri canali anche di presenza, soprattutto di presenza, proprio portare quelle problematiche, possibilmente con le proposte che già voi stessi siete in grado di poter elaborare, e poi da qui praticamente farle arrivare direttamente sia nelle istituzioni comunali, qui abbiamo un autorevole esponente che diciamo è apertissimo su questo, e sia in quelle regionali. Cioè, a me la cosa sembra facilissima, perché io personalmente davanti a questa parte la faccio. Ma il punto è proprio questo, quello di rovesciare questa piramide e creare un sistema di fatto orizzontale. Quindi quando tu dici, ma se io ho una proposta e io la vorresti portare, chi me lo garantisce che tu poi la porti nelle istituzioni? Il discorso è molto semplice. Se quella proposta è condivisa, quindi da una moltitudine di studenti, quindi è qualcosa che riguarda la comunità, allora è chiaro che quella proposta prende una forza già da sé, ha un impatto anche mediatico notevole. Se quella singola proposta è un capriccio o un interesse strettamente personale, allora è chiaro che quella proposta muove lì. La base della democrazia, cioè la partecipazione e la condivisione. In democrazia, diciamo, le proposte che hanno una maggioranza chiaramente sono quelle che poi dovrebbero diventare legge o comunque essere portate avanti. È la democrazia. Cioè il punto è all'interno di rappresentante, no? Anziché per dire limitarsi a organizzare le feste e pochi eventi, no? Ecco, cosa fa? Cerca di coinvolgere il più possibile i rappresentanti di classe. A loro volta i rappresentanti di classe vedono di coinvolgere il più possibile i ragazzi stessi, e poi lì dal basso si fanno partire delle proposte, delle prime problematiche subito con le proposte, e quelle proposte si cerca all'interno della scuola di condividerle, possibilmente anche con altre scuole, perché la realtà studentesca, cioè al di là delle barriere scolastiche, è unica. Le problematiche per me sono quelle al di là delle, diciamo, delle specificità di ogni singolo di ogni singola scuola. Quindi il punto è questo, dal basso, la partecipazione, la condivisione, e poi ripeto, canali aperti. Poi più di così non so come spiegare il concetto, posso però semplicemente provare a dire provate a fare
cioè diciamo a fare questo esperimento da altre parti. Da altre parti fanno vedere soltanto che c'è, come stavi dicendo tu, quella diciamo quell'organizzazione piramidale, quella gerarchia che non finisce più. C'è il capetto, il capobastone, il caporale, di qua, di là, eccetera, e poi forse il consigliere comunale, forse. Adesso devo passare dalla tua testa alla proposta. La proposta sono tra le proposte. Sì, sì, infatti noi già avevamo il documento stilato. Stile di vita orientato al benessere, e a
generazionali. Tenere un ragazzo 5-6 ore fermo è quasi impossibile. Poi gli danno un disturbo alle classi, se li portano fuori, li portano anche lei. Sarebbe molto importante far arrivare almeno un'ora al giorno di attività fisica, appunto, sicuramente gioverebbe ai ragazzi, ma anche a tutto il contesto scolastico, che lo so, veramente comunica. Sarebbe pure bellissimo introdurre lo sport nelle scuole primarie, perché sono due gli strumenti in genere che ti fanno vedere se un bambino ha problemi, se ha dei ritardi, cose varie, sono il disegno e l'attività fisica. Senza quelle sono, questi due strumenti sono fondamentali, se hanno anche bambini problemi socioculturali, perché spesso si confonde il disabile, diciamo, con ritardo mentale con quello che invece ha problemi socioculturali, viene da un ambiente particolare che non viene stimolato abbastanza. Attiva da parte di ciascuno di noi, di voi, diventa elemento essenziale del processo di formazione delle leggi. Ecco, la legge che parte dal basso, questa è la vera rivoluzione culturale. Oggi lo sport non è solo agonismo, oggi lo sport va oltre, scusate se fosse saggio, ma io credo fortissimamente in quello che sto dicendo. Oggi lo sport non è solo sport, è sociale, è salute. È qualcosa che va ben oltre lo sport, infatti lo sport agonistico. La legge 8 privilegiava sostanzialmente le associazioni o comunque gli enti che finalizzavano all'agonismo lo sport. Poi c'è una parte anche che riguarda l'attività promozionale, ma è una parte molto insignificante dello sport. Per cui, cogliendo la palla al balzo di questa educazione alla cittadinanza, noi dobbiamo essere coscienti che siamo cittadini. Dobbiamo interagire con le istituzioni come in questa sede, essendo noi attori. Allora, se noi abbiamo un movimento politico che chiede alla base, dateci informazioni, diteci come dobbiamo creare una nuova legge, come dobbiamo fare una nuova legge che possa creare lo sport cittadino. Io credo che non dobbiamo perdere, tutti, da noi che abbiamo dei ruoli nel mondo dello sport, a voi che siete gli sportivi e quelli che poi siete al fine della legge, non possiamo perdere questa occasione importante e unica, perché non cambia tutti i giorni.